Hello. Oggi questo video nasce da una mia profonda attesa perché sono almeno 2 ore che aspetto che il professore di matematica mi risponda ai messaggi su WhatsApp, ma non mi calcola e quindi niente, sono qui. Ho avuto il tempo di spostare la scrivania, mettere le luci, accendere il microfono, fare cose che non faccio mai, però il problema è che quando io sono in attesa di qualcosa nel frattempo mi devo auto-intrattenere. Vabbè, comunque il prof non risponde e io avevo un impegno oggi con me stessa, ossia comprarmi una lampada. Sì, direte voi perché. Ho smesso di chiedermi il perché di molte cose negli ultimi tempi. Tra l'altro, il fatto che io stia facendo un video è indice di tante cose. Cercheremo una lampada, in particolare mi serve una lampada da tavolo perché la voglio mettere in questa postazione per rendere il tutto più gradevole, più grazioso, più estetico. Quindi spostiamo il microfonino. Non arriva nessuna notifica, non so se l'ho disattivato, forse ho disattivato, vuol dire che ho disattivato le notifiche e non mi arriva niente. Per quello non lo devo sapere. Non lo devo sapere, fammi. Ok, ho controllato, no, semplicemente non mi pensa. Prima di tutto ero un po' curiosa di vedere quelle di Zara Home, quindi vedrei Zara. Scriviamo lampade. Tavolo. Sono 3 lampade. Minimalista Zara. Questa qua lampada in rattan è carina. Peccato che non ci stia per niente bene in questa camera. L'esigenza della lampada non è casuale. È casuale il fatto che lo sto condividendo con voi. In realtà nasce dal fatto che la mia camera a me non piace, quindi sto cercando di renderla un pochino più abitabile, anche se è molto difficile dato che penso che almeno più del 50% della stanza è ricoperta di armadi. Sto per un errore progettuale fatto da me medesima all'età di 8 anni, perché io me la sono disegnata la mia cameretta e mi ricordo benissimo il momento in cui attaccai 2 fogli in cui avevo disegnato tutti questi armadi, perché volevo un sacco di armadi, perché avevo tanti vestitini, tanti giocattoli, tante cose, e allora ho detto poi ci metto tutti negli armadi. Tornassi indietro direi a me stessa che ho sbagliato tutto. Sono vittima dei miei errori. La Zara ci propone 3 lampade che vi dirò non mi dispiacciono, però non sono in linea con quello che potrebbe essere il concept di questa stanza, che è un concept un po' più giocoso, moderno, un po' urbano, un po' prendi loghi a caso di cose, attaccano sui muri perché ti piacciono le cose colorate. Quindi se dovessi scegliere una tra le 3, forse prenderei Rattan. Andiamo altrove. Andiamo su Ikea. Lampada da tavolo Ikea, ecco qua, abbiamo molta più scelta e vabbè, a parte che è proprio l'emblema dell'industrializzazione fatta sito, vabbè. Quello che allora, il sito di Ikea effettivamente è più funzionale al fine di una vendita, però leva un po' di anima perché non c'è un minimo di contesto, cioè mettici un cuscino, una roba di Zara Home, la lampada la mette all'interno di un luogo e sembra molto più lussuosa, molto più vissuta. Anche l'effetto scarsità, perché sono solo 3 lampade e sembrano 3 lampade di lusso. Realizzata qua, già la cosa è più industrializzata, tutti i tipi, tutti i modi, però te la devi un po' creare tu, cioè devi creartelo un po' tu il sogno. L'esperienza Zara è più goduriosa, mi viene più voglia di comprare Rattatat adesso. No, cioè non è proprio quello che mi serve, quindi adesso io userò il mio intelletto e comprerò la lampada che mi serve. Eccola, è lei, deciso, basta. Adesso mi è venuta voglia però di disegnarla una lampada. Già che siamo qui con l'iPad, mi sembra che tutto funzioni oggi stranamente, perché di solito esplode il microfono, esplode qualcosa. Beh, mi sembra che tutto funzioni, quindi potrei quasi fare un disegnino della mia lampada ideale. Il bello della diretta. Dunque, allora, concettualmente mi piaceva il dinosauro, però vorrei una lampada reale, quindi funzionale, magari proprio quelle da scrivania da tavolo che si smollano un pochino, e dai colori un po' vivaci, tipo un verde lime, che vi dirò è il mio colore preferito degli ultimi tempi, non so perché, mi piace proprio il colore, mi mette allegra, un po' da dinosauro, una sciccheria, la luce, questa, e poi aggiungere il tocco di classe, questa sono io, eccomi, illuminami. Propongo a Ikea di assumermi per fare un sito web un po' più simpatico, dove potrei inserire queste fantastiche illustrazioni. Mettiamoci un po' di nuvolette, che a me piace mettere le nuvole. Fine. Ho appena progettato una lampada, drago, dinosauro, molto carina. Non mi ha comunque chiamato, quindi direi che adesso esco, perché mi sembra proprio il caso. Anzi, monto questo video. Non lo so se lo monto, se non lo monto, io mi conosco, lo so che non faccio già, inizio a fare le cose poi non le faccio perché io sono un problema. Vabbè, me ne vado, chissà a tutti.
Ciao. Guarda la notifica. Risposto. Caro prof. Ci vediamo domani.